Amici telesmondiani, bentornati, sono di nuovo qui a Gran Canaria, ragazzi, condividete a raffica tutti i nostri video di Telesmundo dappertutto, ragazzi, perché questi buffoni la devono finire, e noi ragazzi qui su Telesmundo lotteremo sempre per la serietà, ragazzi, ci battiamo contro i pagliacci. Ma Lambrenedetto, ma che cazzo stai facendo sul canale? Lambrusco, Lambretta, come ti devo chiamare? Ancora continui a invogliare la gente a investire sui merda coin o sulla borsa, sul trading. Ma la vuoi finire? Lo vuoi dire che è come le slot machine, il trading è come le slot machine, il trading è come le slot machine? Tu ragazzo, stai invogliando la gente ad andare a giocare i soldi che ha conservato alla banca alla slot machine. Questo stai facendo. Lambrusco, finiscila. Ragazzi, sempre più email ci arrivano qui alla redazione di Telesmundo e sempre più persone che incontro e gli faccio le domande, perché ragazzi io parlo con la gente, ragazzi, tutti i giorni. Addirittura a Londra ho conosciuto tantissime persone, ragazzi, che mi hanno rilasciato delle testimonianze di persone che conoscono, che le hanno cercate di invogliare a farli entrare nel trading o nelle criptomonete o nelle stronzate, ragazzi, e addirittura gli hanno chiesto anche dei soldi in prestito. Perché? Perché loro perdevano. C'è persone, ragazzi, che perdono. Ci sono state, ragazzi, delle persone che hanno perso 40.000 euro, naturalmente non tutti in una botta, in 4 anni, ragazzi, 10.000 euro all'anno. Non è uno scherzo, ragazzi. È persone, ragazzi, che poi si sono fatte prestare soldi di fidanzati, di parenti, perché poi, ragazzi, entrano con la mentalità che devono recuperare i soldi che hanno perso. Stessa mentalità che entra nel giocatore delle slot machine, ragazzi. Il giocatore delle slot machine o giocatore d'azzardo, anche che gioca a poker, cosa fa? Perde, per esempio, 1.000 euro. Siccome, ragazzi, queste slot machine, questo poker, questi trading, la borsa, diventa, ragazzi, un qualcosa che tu diventi sicuro di te stesso, che ti senti già ricco quando giochi, quando ti siedi nel tavolo del poker, ragazzi, ti senti già come se stai vincendo tipo una casa, tipo con quei 1.000 euro che hai là, dici: ah, io oggi mi sento che vengo il poker, mi gioco tutti i soldi e vinco tutte cose. E stessa cosa nel trading, ragazzi, quelli là si sentono, ricigna, oggi, domani magari faccio questo investimento sul petrolio, domani se sale dell'1%, io se gioco con la leva di 10 cose, miglia, vingo 1.000 euro in un giorno, pam, fanno tutti questi calcoli, si sentono tutti ricchi. Invece alla fine la prendono sempre nel culo e perdono sempre, sia i giocatori di cosa, sia quella. La vuoi finire, Lambrusco? La vuoi finire? Perché ragazzi, ti bombarderò, arrivederci.